Siamo in diretta. Bene. Va bene, salve, salve a tutti quanti. Siamo qui a un altro degli appuntamenti della fiera e quest'oggi vi parleremo di uno dei più grandi poeti che siano mai esistiti in Italia, che è il famoso Dante. Siamo qui con Corrado Solari, che saluto. Ciao Corrado. Ciao a tutti. Buenos Corrado, días. Bienvenido. Mi si fa parla molto anche in piacere. spagnolo. Sì, no, no, è una forma di riguardo, chiaramente, largo, come si Giustamente, dice, ecco, qui claro che siamo sì. ospiti. Sì. Dimmi. Corrado Solari, per chi non lo conoscesse, è un attore importante del cinema italiano. Ha iniziato a fare film negli anni 70, quindi cioè è davvero tanti anni che fai cinema, che fai comunque l'attore. Sei assolutamente conosciuto in Italia, hai fatto tantissimi film e anche varie serie. Sì. E oltre ad essere attore, sei anche scrittore perché hai pubblicato da poco un libro. E quindi poi Corrado ci come dire, canterà, declamerà due pezzi della commedia dell'Inferno, poi ce li spiegherai quali sono, insomma. Io farò giusto una breve introduzione. Dante, chiaramente ricorrono i 700 anni perché è morto nel 1321, quindi siamo nel 1200, sì, siamo nel 2021 e quindi sono 700 anni. Era nato nel 1265 ed è stato chiaramente uno dei più grandi poeti italiani. Fra l'altro è considerato il padre stesso della lingua italiana, per come noi la conosciamo, e oltre che essere poeta è stato anche scrittore di altre cose, è stato anche un politico ed è stato esiliato, no, per la politica, come sappiamo. Bene, queste cose, ok, adesso basta, eh? Basta, adesso Basta, passiamo sì, a Dante. allora, niente, io Quindi, avevo scelto, vai. sì, tu mi hai detto bene, io ho scelto due parti dell'inferno, non perché io sia avvezzo all'inferno, ma perché a volte si avvengono degli elementi, delle storie molto drammatiche che sono il significato più importante dello stesso vivere. Ecco, questa prima è praticamente quel brano di Ulisse che vede Ulisse disubbidire agli dèi e varcare le famose colonne d'Ercole che gli furono proibite da Ercole stesso dicendo non si varchino mai le colonne d'Ercole perché di là non si può andare, finisce il mondo. Ma Ulisse era un uomo, quel tempo Dante l'ha messo nell'inferno, ma in questi tempi sarebbe un uomo molto coraggioso perché sarebbe un uomo libero con il suo pensiero, con la sua libertà di disubbidire, cioè di andare a vedere perché le cose sono proibite. Quindi è stato un gesto di coscienza il suo nell'andare a vedere che cosa accade al di là delle cose proibite. Quindi questo pezzo di Ulisse, adesso ve lo dico, sta con Virgilio chiaramente e gli dice: Maestro mio, risposi io, per udirti son io più certo, ma già m'era avviso che così fosse e già voleva dirti: Chi in quel fuoco che vien sì diviso di sopra, che par surger della pira dove Eteocle col fratel fu miso? Virgilio mi rispose: Là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come all'ira. Ulisse e Diomede erano quelli, diciamo fra noi, che sono stati colpevoli dell'aver tratto in inganno Troia con il cavallo. Quindi sono messi all'inferno. Eh? E Dante gli chiese appunto, là dentro, su quella fiamma, si martira Ulisse e Diomede,
e così insieme alla vendetta vanno come all'ira. E dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del cavallo che fe la porta onde uscì dei Romani il gentil seme. Fu quello il momento dove Enea scappò, venne a fondare Roma. Piangevisi entro l'arte perché morta, da Edania ancor si duol d'Achille e del Palladio pena vi si porta. Se i posson dentro da quelle faville parlar, diss'io, maestro, assai ten priego, e ripriego che il priego vaglia mille, che non mi facci della tender niego, finché la fiamma cornuta qua vegna, vedi che del disio ver lei mi piegò. Ed egli a me, Dante, disse a Virgilio, e Virgilio gli rispose, la tua preghiera è degna di molta lode, e io però l'accetto, ma fa che la tua lingua sia, si sostegna. Lascia parlare me, che io concetto ciò che tu vuoi, che i sarebbero schivi, perché furono greci, forse, del tuo detto. Poiché la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare udivi. E Virgilio gli risponde, o voi che siete dentro due ad un fuoco, sì io meritai di voi mentre ch'io vissi, sì io meritai di voi assai poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi, voi mi vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi, dove per lui perduto morir andai. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse, quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, nel debito amor, lo qual dovea Penelope far lieta. Vincer potero dentro a me l'ardore ch'io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del suo valor, ma misi per me per l'alto mare aperto e andò sol con un legno, con la piccola barca e con quella compagna picciola il suo piccolo equipaggio, da qual non fui diserto, nessuno disertò la sua presenza, la sua missione. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola degli Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravamo vecchi, e tardi quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi. O frati, dissi, che per 100 miglia parigli siete giunti all'Occidente, a questo tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sole, del mondo senza gente, perché lì non ci doveva essere nessuno, nessun uomo vivo doveva essere di là delle colonne d'Ercole, e lui lo descrive. Considerate la vostra semenza, dice al suo equipaggio per incoraggiarvi a seguirlo. Fatto
non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci io sì aguti con questa orazion picciola al cammino che appena poscia gli avrei ritenuti, e volta la nostra poppa nel mattino dei remi facemo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. E tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte. E il nostro, tanto basso che non sorgeva fuori del marinsuolo, 5 volte racceso, e tanto cassò lo lume era di sotto dalla luna, poi che n'antri eravam nell'altro passo, aveva passato le strette, aveva passato le colonne d'Ercole, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parevi alta tanto quanto veduta, non aveva alcuna. Oh, e noi ci rallegrammo che passammo lo stretto di Gibilterra e le colonne, noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto, 3 volte il fe girar con tutte l'acque, e la quarta levar la poppa in suso, e la prora ire in giù come altrui piacque, infin per il mar fu sovra noi richiuso. Ecco, questa è una parte drammatica di Ulisse. Spero che di avervi dato il tono. Volevo azzardare, se c'ho tempo, Sì, Elisabetta, c'ho tempo, bene. ce l'hai, ce l'hai. Vorrei cantarvi un poco di questo bellissimo amore drammatico di Paolo e Francesca, sempre all'inferno, perché furono, diciamo, incolpati di questo, sono caduti nell'amore sensuale. L'amore sensuale, sapete, è fatto di carne, non è fatto di spirito, anche di spirito, ma il desiderio è sempre qualcosa di carnale, qualcosa che non appartiene agli dèi, ma appartiene alla carne. Quindi furono incolpati di questo, ecco perché misero all'inferno, ma poi ci si domanda, lo stesso Dante si domanda, che non sia un dubbio questo di punire questi due amanti di tanto prezioso amore. E comincia Dante a dir, poscia che io ebbi il mio dottore Virgilio udito nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fu quasi smarrito. Il cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. E lui a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che mena, ed ei verranno. Sì, tosto come il vento a noi li piega, e mossi la voce: o anima affannate, venite a noi a parlare, s'altri non niega. Quali colombe loro arrivano, come volando questi due amanti, dal disio chiamate con d'ali alzate e ferme al dolce nido, vengono per l'aria del voler portate. Cotali uscir della schiera, ove dido, a noi venendo per l'aria maligno,
Sì forte fu l'affettuoso grido. Oh, animal grazioso, lo chiama animale a Francesca, ma perché la sua anima è inserita nel corpo e allora gli dà un senso non di anima spirituale, ma di animale. Lo chiama animale. Oh, animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso. Noi che tignemmo il mondo di sanguigno, furono trafitti entrambe, Francesca e già Francesca e Paolo, dalla stessa lama di Gianciotto che li sorprese e con la stessa lama li infilzò a tutti e due. Ecco perché dice, tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace. Poi c'hai pietà del nostro mal perverso, di quel che udire e che parlar vi piace. Noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede, lei racconta, Francesca, siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po, il fiume, discende. Per aver pace coi seguaci. Amor, dal cor gentil ratto s'apprende. Prese costui della bella persona che mi fu tolta, lei piange perché gli fu ucciso l'amante, e il modo ancor m'offende. Amor, che nulla ho amato amar, perdona. Mi prese del costui piacersi forte. Che come vedi ancora non mi abbandona. E amor condusse noi ad una morte. Caina, nel posto più gelido dell'inferno, è Caina, attende chi a vita ci spense, chi l'uccise. Queste parole da loro ci furono porte, disse Dante, quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse, Virgilio, Dante non aveva mai dubbi, eppure Virgilio gli dice, ma che pense? Quando risposi, cominciai, oh lasso, quanti dolci pensieri, quanto disio, meno costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri e che come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri, mi chiese come avvenne che voi vi amaste lì in quel momento senza conoscervi e quella e Francesca gli rispose nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice e la miseria e ciò sa Virgilio, il tuo dottore, ma sa conoscere la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò come colui. Paolo, colui che piange. Paolo piangeva solamente, solo lei, Francesca, parlava, e lui era solamente immerso nel suo pianto. E lei lo dice, dirò come colui che piange, dice. Noi leggevamo, gli racconta adesso Francesca come è successo questo loro incontro. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancillotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate, più volte, gli occhi ci sospinser quella lettura.
e arrossivano quasi di timidezza e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse di questo libro, quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca ne baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo atto, mentre che l'un spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade, dice Dante, io venni men così come io morisse e catti come corpo cade. Ecco, questa bellissima cosa che è sempre molto commovente da leggersi. Mi fa questo effetto, ma penso che lo faccia a tutti. Assolutamente, Corrado, sono fra i due pezzi forse più che danno no, moltissime cose, insomma, emozioni no, dell'inferno. E sono due pezzi assolutamente significativi, quello Sì. d'Ulisse che, come si diceva, sfida, no? Sfida i decreti, i limiti, e chiaramente per la concezione cristiana, diciamo, pecca di superbia. E di qua invece c'è l'amore sensuale, l'amore che viene anche qui, rompe in qualche modo i limiti. Ma benché furono scritti nel 300, ancora queste parole così forti e così potenti ci arrivano e al di là dell'etica cristiana oppure meno, cioè, insomma, parlano ai nostri cuori di uomini del XXI secolo. Non so se sei d'accordo in questa cosa, insomma. Sì, no, c'è questa frase bellissima che è diventata credo mondiale. Amor ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Questo dice Francesca di lei, che questo amore è così intenso, così reale, così spirituale, che non può che essere perdonato. Anche se è stato un peccato di desiderio, un peccato che gli travolse a livello carnale e emotivo, anzi non fecero neppure in tempo perché furono trafitti da Gianciotto. Lei dice a Dante che non può non essere perdonato tanto amore. Comunque, anche se in colpa, infatti si trovano momentaneamente all'inferno, si sente giustificata dalla purezza di questo sentimento. Infatti, smarrisce anche Dante. È così preso da questo dolore, da questo dispiacere, di questo amore così bellissimo, eccelso, luminoso, che svenne lo stesso Dante su se stesso, ai tatti. Come corpo morto, cade, perché non sosteneva più la bellezza di questo racconto, di questo bellissimo loro amore. Sì, Questo è. sono davvero versi che sono oramai entrati, no, nella Sì. cultura non solo italiana, ma nella cultura internazionale, perché ci richiamano subito alla mente queste scene bellissime che Dante descrive nella Divina Commedia e forse quelle dell'Inferno ci rimangono più impresse, no, anche rispetto ad altre scene che sono, seppur Sì, ma insomma, no, ma è belle. tutto. Belle, significative, no, del purgatorio e del paradiso, però l'inferno ha delle scene Sì. veramente forti e potenti che colpiscono, insomma. Va bene. Penso abbiamo ancora 5 minuti, prima della fine del collegamento. Credo che siamo riusciti ad inquadrarlo abbastanza bene, cioè Dante, uomo del 300.
come ho detto prima, legato chiaramente alla cultura poetica cristiana del Trecento, in qualche modo cioè, già addolcita dallo stil nuovo, però cioè, i suoi versi sono così immortali e parlano di cose così profonde, no, dell'animo, cioè, dell'uomo, che ci parlano anche nella nostra epoca, sia che uno sia cristiano oppure no, perché tocca delle corde, delle tematiche così fondamentali, no? E credo che tu sia d'accordo, insomma, Corrado, su Sì, no, questa. la sua capacità di linguaggio, di fare delle sintesi. Pensate quando lui dice come corpo morto cade, questo tre volte, quattro volte usa cade, proprio il senso del cadere. È tutta una ricerca molto speciale della musicalità e anche della sintesi, perché voleva sì dare il senso a quello che vuole dire, quello che vuole raccontare, ma diventa come un canto rispetto anche alla divinità. Lui è stato ispirato divinamente a Certo. scrivere questa commedia. Non è che intellettualmente, non è un saggio intellettuale, non c'entra la mente, non c'entra il cervello, se non come strumento che prende coscienza di queste percezioni. Queste visioni che Dante ha avuto sono delle visioni, non sono un sogno, sono delle visioni reali che molti iniziati raccontano in minima parte, in piccola parte, di esperienze analoghe, ma riguardo alle gerarchie, per esempio, riguardo l'amor stesso, riguardo il Graal. Avete presente il Graal? Il Graal è un'esperienza iniziatica. Quindi, se Dante non pronuncia la parola Graal, ma pronuncia sacro amore, perfetto amore, divino amore, è la stessa cosa. Quindi queste esperienze di Dante non sono mai da considerare storie, favole, leggende. Sono realtà che uno spiritualista, un amante dell'occulto, dell'esoterismo, vi dirà che sono esperienze grandiose, quasi irripetibili, però sono possibili per certi versi e anche di notevole portata. Quindi, per esempio, sapete che l'amore, in certi casi, la donna, soprattutto la donna, riesce a vedere la luce del suo amato. Questa è una visione cosiddetta occultamente eterica. Questo avviene in particolari momenti di contemplazione dei due esseri, del guardarsi proprio e cercare di rimirare la luce che proprio fuoriesce dal corpo. Avete presente gli affreschi antichi, i quadri, noi facciamo a parte le aureole per identificare la santità dell'essere, ma proprio tutto il corpo spesso viene illuminato perché è la forza eterica di quella persona che esce. Si espande, si dilata dal corpo fisico perché va verso il mondo spirituale. Questo particolare stato che è in tutti e che noi non abbiamo gli occhi per vedere queste cose, ma molte persone che fanno anche esercitazioni interiori riescono a vedere questo tipo di visione che va al di fuori dei sensi. Sì, gli occhi sono fatti per vedere, sapete che gli occhi sono stati creati dalla luce. Non è che noi lasciamo gli occhi e allora vediamo la luce. Gli occhi sono stati creati, così si dice, dalla luce stessa. Quindi c'è un tipo di occhio spirituale che vede quello di Dante, che è stato guidato, è stato donato questa grande panoramica della storia degli uomini, affinché gli uomini potessero avere delle riflessioni sulle loro azioni, sui loro stati, sul loro stato animico, sul loro stato fisico, il peccare, ecco, il raggiungere le sfere dello spirito è un'attitudine dell'uomo. In questo senso Dante sì, non aveva, diciamo, quando finisco me lo dici, mi sta tutto Sì, il tempo. bisogna chiudere, Ecco, insomma. vabbè, chiudiamo. Insomma, questa Divina Commedia non è un romanzo, non è una storia, non è una leggenda, ma è una verità. Per chi si occupa di questioni spirituali, questa è una verità.
verità tangibile, fra l'altro, sperimentabile. Potrei confessare che io nel mio piccolissimo posso aver avuto qualche brillore di queste cose, va bene? Quindi tutti noi possiamo. Ti Benissimo, ringrazio moltissimo, dimmi. grazie, grazie, grazie Corrado per la tua bellissima lettura che è stata molto molto coinvolgente e quindi a questo punto salutiamo tutti i nostri ascoltatori, insomma. Bene, grazie, grazie. Allora, come si dice in Spagna? Hasta luego, hasta Hasta luego, luego. ok? Grazie, grazie Grazie, grazie a tante a tutti voi. quanti.